Dal report settimanale del governo emerge un dato importantissimo che sconvolge un po' la Calabria e ovviamente riguarda i contagi Covid. Secondo appunto il report ministeriale, 21.000 over 80 sono fuggiti dal vaccino. Dunque la cabina di regia boccia i dati calabresi. Bene, invece gli studenti e i cinquantenni che raggiungono un ottimo risultato. Sono state somministrate 107.000 dose booster in 7 giorni, un vero e proprio record. Scende l'indice del contagio RT a 0,69, ma il valore ovviamente è sottostimato. Le somministrazioni pediatriche hanno raggiunto quota 8.655 in una settimana e 2.060 hanno completato l'intero ciclo. Siamo rimasti comunque in zona gialla con grande soddisfazione del governatore Roberto Occhiuto perché abbiamo attivato 118 posti in area medica e 28 in rianimazione. La Calabria è ancora in zona gialla, quattro regioni sono passate in zona arancione, molte ritenevano che la Calabria sarebbe stata fra queste regioni. No, siamo rimasti in zona gialla, vi spiego perché. Il 1° novembre, quando mi sono insediato, ho trovato 966 posti per pazienti Covid in area medica, li abbiamo portati a 1.084, quindi 118 posti in più. Ho trovato 174 posti di terapia intensiva per i pazienti Covid, li abbiamo portati a 202, quindi 28 posti in più. Questo aumento dei posti ci ha consentito di stare nei parametri della zona gialla. È stato un lavoro duro che abbiamo fatto mentre abbiamo aperto altri ospedali, abbiamo programmato le assunzioni anche a tempo indeterminato, stiamo lavorando per fronteggiare l'emergenza, ma anche per costruire una sanità migliore quando l'emergenza non ci sarà più. Fra qualche mese vedremo altri risultati. Il virus comunque nella nostra regione non molla la presa. Sono stati dichiarati dallo stesso Dipartimento Salute dell'ente regionale 2.212 nuovi contagi con 13.085 tamponi. Un dato importante però emerge. Per la prima volta dopo diverse settimane il numero dei guariti, ben 1.114, supera quello dei nuovi positivi che rimane a 1.089. Dunque la curva potrebbe iniziare a decrescere. Purtroppo nelle ultime 24 ore comunque si registrano altre 9 vittime. Negli ospedali è aumentato, più 4 unità, il numero dei malati nelle aree mediche, che raggiunge il tasso del 40,44%, mentre nelle terapie intensive la percentuale è scesa al 16,83%, meno una unità.